La Corte di giustizia ha per compito di garantire il rispetto del diritto dell'Unione in tutta la UE. Ma come si svolge questo compito? Questa istituzione si compone in realtà di due organi giurisdizionali. La Corte di giustizia, che è l'organo giurisdizionale supremo, e il Tribunale. L'organo supremo, la Corte di giustizia, è composto da un giudice per ogni Stato membro dell'Unione. Le singole cause non sono trattate da tutti i giudici contemporaneamente. Ogni causa è assegnata a una sezione. Il numero di giudici presenti riflette l'importanza o la difficoltà della causa. I giudici sono affiancati da avvocati generali. Come i giudici, l'avvocato generale siede in udienza e ascolta le parti. Successivamente espone le proprie conclusioni imparziali sulla soluzione giuridica della causa, prima che i giudici stessi decidano. Le sezioni affrontano un'ampia varietà di materie. Un compito fondamentale della Corte è di rispondere a domande dei giudici nazionali sul modo in cui il diritto dell'Unione va interpretato. Ciò consente ai giudici nazionali di applicare il diritto dell'Unione nella stessa maniera. Un'altra delle sue funzioni principali è di risolvere le controversie che sorgono tra le varie istituzioni dell'Unione. Inoltre, la Commissione europea può promuovere cause contro uno Stato membro che, a suo avviso, ha violato il diritto dell'Unione. Il Tribunale ha un numero maggiore di giudici. Anch'essi si riuniscono in sezioni di varie dimensioni, a seconda dell'importanza e della complessità della causa. Il Tribunale si occupa di cause proposte da singoli o società che intendono far annullare una decisione adottata nei loro confronti da un'istituzione dell'Unione Europea. Esso affronta inoltre le cause proposte dagli Stati membri contro le decisioni adottate dalla Commissione. Ciò significa che, anche se il Tribunale tratta cause riguardanti un'ampia varietà di materie, le cause su marchi, concorrenza, agricoltura, nonché legislazione e sanzioni antiterrorismo occupano una posizione importante. Davanti a entrambi gli organi giurisdizionali è possibile usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione e la Corte fornisce, se necessario, servizi di traduzione e interpretazione. Le decisioni sono pubblicate in tutte le lingue dell'Unione, in modo che tutti noi cittadini possiamo leggerle e vedere in che modo il diritto dell'Unione ci tutela.